Bentornati, eh, certo, sì, ovviamente, The Boogeyman, buio. Ah, adesso sì. Bentornati sul canale Dale, oggi siamo qui per la recensione di The Boogeyman, il nuovo film di Rob Savage, la trama qual è? Ancora scossi dalla tra tragica morte della madre, Sadie e Sawyer, due sorelle, si ritrovano tormentate da un'oscura presenza in casa, una creatura che vive solo ed esclusivamente al buio. Seddy e la sua sorellina Sawyer devono lottare contro questa creatura e convincere il loro padre che è tutto vero prima che sia troppo tardi. Allora, Rob Savage divide un film horror eh, che riesce a creare atmosfere molto intriganti per un film horror del genere, ovvero un film horror oh, che, va, che punta sulla tensione sui jumpscare: tra movimenti nel buio, movimenti e rumori nel buio, nella penombra, eh, scene completamente al buio. Uh, costruite bene per inquietare lo spettatore anche se pecca molto nei jumpscare che in un film del genere sono ossigeno perché allora sapete che a me i jumpscare frega molto 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 relativamente uh, anzi devo dire che uh, pensandoci i miei film horror preferiti non hanno jumpscare e... però uh, in questo film qua erano necessari un film over, appunto del genere che punta sulla tensione, un film over che punta sul buio, sul vedo e non vedo qualcosa nel buio e dopo quel qualcosa magari si fionda verso di me e invece eh, il, i jumpscare in questo film qua sono pochi, ne ha quattro credo da considerarsi jumpscare, no? Scusa non volevo farti paura, da considerarsi jumpscare quindi pochi, eh, ma soprattutto poco efficaci e prevedibili, cioè eh, c'erano dei jump che... ok, adesso succede questo, adesso succede cioè non è eh... Cioè, il, il jump screen prevedibile è una roba brutta per un filmavo perché un jump screen deve essere qualcosa di improvviso, qualcosa che ti sorprenda nel momento, invece una cosa che prevedi due minuti prima ok, eh, ma soprattutto e questo eh, credo sia un po' il fulcro di tutte le mie trailer reaction da quando è stato aperto questo canale giocate tutte nel trailer tutti, e ripeto tutti, non il 90% 99% tutti i jumpscare presenti nel film sono nel trailer nessuno escluso e questo cosa vuol dire? no, allora non bisogna guardare i trailer perché ti spoilerano troppo no, vuol dire e bisognerebbe essere capaci di fare un trailer perché in questo film, eh, tutte le cose interessanti di questo film ci sono nel trailer. E questo cosa vuol dire? Non bisogna guardare il trailer? No, vuol dire che questo film non aveva niente di interessante da dire, e potrebbe già passare al voto volendo perché se tutto quello. Eh, figo per invogliare la gente a vedere un, il tuo film. Se cioè, tu hai un trailer, e devi invogliare la gente a vedere il tuo film. E mi metti tante cose interessanti nel trailer, ok? Dopo, nel trailer, nel film, non c'è assolutamente niente di più: niente, niente di più di quello che c'è nel trailer a livello di tensione, scene, solo mi verrebbe da dire. Una... Neanche una scena. Una cosa. Una eh, metascena. C'è nel film che nel trailer non c'è. La cosa bella è che nel trailer si vede la fine di quella scena. Quindi tu sai già come andrà a finire quella scena lì. Ma non si vede... Non se la vede tutta. Quindi almeno una scena. Quella della tv del videogioco perché ha visto il film. Quella lì... Mh. Anche perché siamo a fronte di un film che dura solo un'ora e 38. E in un'ora e 38 mi fai poco, e se mi fai due trailer, due trailer di un film di un'ora e 38, e ragazzi, io eh, tanti mi dicono spesso nei commenti su Instagram o su, su YouTube: sui commenti dei trailer, che un trailer è un trailer. Però, quando tu mi fai due trailer di un film over, quando ne basterebbe uno di un minuto, mi fai due trailer di un film over di due minuti, è ovvio che mi devi nascondere qualcosa. È ovvio che c'è qualcosa che. Mm, allora, forse. Quanti attivari hanno fatto di scarpa get out, noi? Uno. Due dei migliori film over degli ultimi vent'anni. Cioè, voglio dire. Ehm... Se mi fai due trailer di un film horror che dura un minuto e 38, eh, scusate, che dura 1 ora, ora e 38, vuol dire che tutto quello, mi fa, mi, devi farmi vedere tante cose perché hai bisogno che quella persona, lo spettatore veda quelle cose e dici, ah, minchia è figo, dopo va al cinema e tutto quello che ha visto nel trailer c'è cioè nel film. Cioè, a mio avviso, il trailer di The Boogeyman, i trailer di The Boo sono disastrosi. E completamente nocivi per il film Cioè lo massacrano A livello di aspettative Perché dopo vedi il trailer e non c'è niente Dove vedi il film non c'è niente Il cast fa il suo Devo dire, cioè non ho visto interpretazioni Megagalattiche, Sophie Ted, Thatcher È l'unica probabilmente Che è... Spicca di più nel film ma perché eh... è, que... è diciamo tra virgolette la protagonista Anche se la, fa... la protagonista è la famiglia Harper Comunque la protagonista e a livello di eh, tensione, a livello di mimiche facciali, espressioni facciali quando c'è la tensione, è sicuramente quella un gradino sopra di più. Anche se viene utilizzato pochissimo David che come cazzo si chiama. Tra l'altro attore che mi piace molto e, e ogni, film che ogni film dove lo vedo lui mi piace sempre, anche se ha un, un cognome impronunciabile. Eh, lui è utilizzato poco eh, per un film del genere ma soprattutto eh, male cioè lui ha un talento innegabile ma soprattutto lui che ha un'espressione un da maniaco, da sadico infatti spesso nei film che fa, eh, fa la persona poco sana di mente ma anche come non so, The Suicide Squad, come Prisoners, come il cavaliere Oscuro della trilogia cioè, voglio dire, lui fa sempre la parte di quella persona mentalmente instabile, in questo film ci stava perfetta, però viene utilizzato pochissimo e male. Non vi dico fin dove arriva, perché questa è ancora la parte che si vuole, ma viene utilizzato malissimo il suo personaggio. Ed era, senza alcun dubbio, l'attore più famoso che avevi eh, nel, nel cast e soprattutto l'attore in un film del genere che poteva risaltare meglio. E poi, ovviamente, con un'ora e 38 il film risulta, eh, non sviluppa niente di interessante. Eh, cioè, questo è il problema. Cioè, nel senso, tu dici: fa qualcosa come la versione che trovate qua in alto, e quella qua. Di, ehm, di Renfield, che aveva qualcosa di interessante da sviluppare, ma aveva poco tempo, dura un'ora e 33. Questo dura 5 minuti in più, un'ora e 38. Ma non ha niente di interessante da dire, cioè, non, non provoca interesse nel suo svolgimento, eh, soprattutto eh, con tutto già visto, cioè, ma già visto troppe volte, è ovvio che ormai nel film horror nel 2023 troverò qualcosa di, di interessante e faticoso, ma questo eh, prende, da, prende da un sacco di cose, prende da, soprattutto, da uno recentissimo, da... Da Lights Out, cioè praticamente questo film è Lights Out, ma con invece della, della amica della protagonista donna, c'è cioè un mostro un mostro, cioè dire, non aver paura del buio. Cioè, questo film prende da qua, prende da là, prende da, da tutte le parti, e alla fine di suo ha pochissimo di originale e di interessante per l'appunto. Anche se va detto che una cosa interessante c'è, e questa è una mia. Personale visione della cosa, ovvero del mostro: il mostro in questo film, secondo me, risulterebbe come una metafora, come un simbolo eh, sui sensi di colpa, su un dolore che allontana la famiglia e cerca di dividerla ancora di più. E questa cosa, anche se non giocata ottimamente da Rob Savage, è secondo me la miglior cosa che questo film ha da offrire Perché allora, detto proprio francamente, il mostro non fa paura Cioè, A, a, a ma anche a me a 25 anni il mostro non fa paura, cioè voglio dire, fa paura altre cose e, Cioè, volevo dire, il mostro fa paurissima, è veramente inquietante, è il miglior mostro che abbia mai visto in un film horror Perfetto. E eh no, a eh, delle cagate eh, il mostro. Cioè, non fa paura niente. per un film del genere, forse sarebbe stato meglio qualcos'altro. Ma soprattutto per far risaltare meglio la, eh, la mia visione di questa metafora. Eh, cioè, allora attenzione, io non sto dicendo che è così. Ripeto, l'ho detto all'inizio del discorso. È la mia visione di questa cosa. Cioè, a me il mostro eh, mi sembra più una metafora. Che un, un vero e proprio mostro. Cioè, ma ma per, il, per lo sviluppo del film, cioè, se uno ci pensa, nel film, alla fine non succede niente. Cioè, cosa succede nel film che dici colpo di scena mega Non succede assolutamente niente nel film. Cioè, è un film. Piatto, ma appunto perché ho detto non ci sono jumpscare. È un film piatto da questo punto di vista. Eh, Manca, ma dal punto di vista dello svolgimento, un film molto piatto. Soprattutto visto che le, so le sorelle hanno perso la, la madre e il padre ha perso la moglie, e quindi c'è questo lutto. Eh, il padre che non vuole parlarne, quindi questo mostro che continua a crescere perché appunto il padre non vuole affrontare questo lutto. E quindi. Tiene la famiglia divisa, eh, non, anche perché dopo parlandone la famiglia capisce e dopo la famiglia diventa coesa eh, e riesce ad affrontare a vis-à-vis -vis il, il mostro che in questo momento sarebbe il problema, eh, il lutto da superare. Quindi ecco, eh, allora facciamo così, passiamo alla parte con spoiler perché non riesco a spiegare questa cosa se non spiego una cosa dell'inizio. Quindi passiamo alla parte con spoiler, 3, 2, 1. Anche perché alla fine eh, chi muore in questo film? In questo film muore Lester, muore la moglie e muore la loro figlia all'inizio nella scena del passato. E soprattutto la muore la figlia, ok? E dopo mu muoiono le altre due persone che nel film non sono riuscite a superare il lutto e vengono appunto accusate lui viene accusato di omicidio e quindi non hanno superato il problema e quindi si sono allontanate a livello di famiglia eh, quindi è per questo è dalla, dalla scena in cui eh, la moglie eh, spiega a Seddy che il mostro va eh, cerca persone tristi e vulnerabili e si attaccherà a voi finché non vi prosciugherà e non vi ucciderà tutti eh, e infatti in quella famiglia lì, eh, la famiglia di Lessa, sono morti tutti perché non sono riusciti a superare questo lutto eh, e non si sono riavvicinati. Quindi è, per, è da quella scena lì che ho notato che probabilmente questo mostro non è un mostro che vive in oscurità, ma è eh, la, appunto questo lutto, questa, eh, come si chiama, eh, questa metafora sul dolore sulla famiglia che si allontanano. Viste considerando che le, le morti, le... le Due delle tre morti non si vedono nel film. Cioè, il Lester muore impiccato, quindi si suicida senso, senso di colpa nella, nello sgabuzzino di de, Will. Il bambino muore, ma non si vede che muore. Vedi solo il sangue che schizza quindi potrebbe benissimo essere il padre. Sensi di colpa, ok. E non si vedono mai interazioni tra harper. Scusate, tra. Tra Lester e Rita, la moglie, non si vedono mai interazioni tra di loro. Probabilmente non si vedono mai, dal fatto che eh, lui, il, probabilmente il padre, ha ucciso il bambino. Questo è quello che io ho notato nel film. Poi, le scene scarse, la prima scena della notte. Eh, no, la no, prima notte di Boogie alla fine, nella famiglia Upper. La scena della che si vede nel trailer che la bambina lancia la sfera luminosa e illumina la faccia di. Quella, questa scena qua. Eh, cioè questa scena è molto scarsa Cioè voglio dire eh, La bambina vede il mostro Cioè proprio lo vede in, con la sua faccia Vabbè mh, vada dalla figlia Non mi sembra che c'è sia tutto questo pericolo Cioè dice ho visto il mostro No non l'hai visto ok cioè, Si passa al dente Dopo la scena del dente la porta si chiude da sola. Il problema di Sawyer mi sembra più il fatto che noi abbia detto che chiudeva la porta al 3. Più che il fatto che la porta si chiude da sola in una, in una stanza dove non c'erano finestre, dove non passava l'aria. Cioè, quella scena lì è finita e ha detto: Vabbè, ok, alla grande. Non ho capito quella scena lì come è stata impostata. Oltre al fatto che la parte interessante di quella scena lì c'era tutta nel trailer, e poi la scena della. La scena siccome è nulla, cioè completamente nulla. Eh, che tu la appena cominci puoi andare in bagno. Per quello che mi riguarda, è la scena della, della luce a intermittenza eh, della lampada a intermittenza. Eccola qua. Eh. Per me è nulla, quella scena lì stava quasi per prendere il telefono in mano. Perché? perché? Indovinate perché? Brava, c'è tutta nel ma, ma quella lì è proprio tutta dall'inizio alla fine. Niente di più nel mezzo. Non secondo di più, c'è tutta nel trailer. Quella scena lì, come tu la e dici, vabbè. Ok, da, da, adesso so che è in alto, dopo la bambina lo vede e, e prende paura, ma le altre non l'hanno visto, quindi ok. Tutta nel trailer, ma soprattutto quella scena lì, che poteva essere semplicemente una delle migliori scene di tutto il film, è una delle peggiori, pensiamoci semplice fatto che non succede niente di interessante e, e poteva essere molto più figa, cioè potevi fare qualcosa di molto più interessante, il mostro che compariva dietro la... La, la dottoressa, eh, non lo so. Qualcosa di più interessante. Invece, è una scena nulla. Poi, ecco la scena del videogioco che vi dicevo prima: con la bambina che ha paura di andare a accendere la luce. Allora, col tasto, fa, spara il a qualcosa e si illumina e così vede di più. Quella scena lì, secondo me, a livello di tensione, a livello di tensione, secondo me è la migliore scena di tutto il film. Perché riesce a, a creare quel po' di tensione che avevi visto il mostro prima che lei si alza pian piano gota quel mostro sopra la TV, Quella signale devo dire che è la migliore di tutto il film a livello di tensione. Poi, allora, il fatto della la, la scena finale della cantina del fuoco, dell'accendino dell che eh, Sedi. Aveva già che viene ripresa. Nel, a metà con il fuoco che dice. Se sei. Mh, ma, mamma, se sei qui per se, se lo spirito di mia mamma è qui presente, sposta la fiamma a sinistra e lo fa in questo film qua. E, e quindi ecco, vedete, lì, in quella scena, la famiglia è tutta unita per affrontare il mostro. Fatalità, la, la mamma, lo spirito della mamma sposta la fiamma e, e riescono a distruggere questo mostro e, e le radici di questo mostro che si erano insediate in casa, che avevano preso, preso piede in casa. Eh, scompariscono come dicono quelli bravi, scompaiono. Eh, e appunto, dopo riescono a uscire da questa casa. E quindi riescono a superare il lutto, riescono a superare eh, questo, questo demone. E cioè, la scena della casa del fuoco, secondo me, cioè, per me, avvalora di più il discorso della, della, del lutto, della coesione, della del dolore che allontana la famiglia e dopo che riescono a ricongiungersi insieme io non ho altro da dire personalmente il mio voto è 5 e mezzo allora, partendo dal presupposto che questo film è l'adattamento cinematografico al a il racconto il Bau Bau di Stephen King ma eh, purtroppo come ho detto prima non, non presenta niente di inter niente, non niente di nuovo oltre che niente di nuovo niente di interessante Uh, e soprattutto sviluppa poco in un'ora e 38 e il trailer distrugge completamente il film nonostante uh, devo dire che uh, il, il discorso della metafora, del simbolismo per me è una cosa interessante che se unito a qualcosa di più interessante a livello di jumpscare, a livello di tensione potrebbe portare a un bel film over. Ma non è questo il caso. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film. Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Pagina Facebook, profilo, Instagram. Iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace. Attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima puntata con il Dalle e i Pugimente. A da uno di lì.